Abbiamo in collegamento il direttore generale della Promosport, Antonio Mazzei, che saluto. Antonio, buonasera. Antonio, mi senti un attimo? Buonasera, Sì, Antonio. ecco qua, ora ti sentiamo pure noi. Allora, penso, insomma, difficile commentare questo 3-1, un po' uno stop inaspettato. Ecco, probabilmente si poteva 3-2, certo. portare 3-2, si poteva portare a casa qualcosa in più da questa trasferta, ecco, senza togliere nulla allo stile Monasterace, per carità, perché gli avversari vanno rispettati, ma per quello che è la situazione di classifica e per le ambizioni della Promosport, qualcosa in più bisognava portare a casa oggi. Sicuramente più che si poteva, si doveva portare a casa un risultato diverso. Perché comunque noi avevamo l'obbligo da quella fine di cercare di vincere tutte le partite per poter poi alla fine non tirarsi dietro e dire potevo fare meglio qui, potevo fare meglio lì, dato che gli incidenti di percorso già c'erano stati. Oggi purtroppo abbiamo pagato forse un approccio non proprio massimale a livello di attenzione e di determinazione. Abbiamo preso gol su una disattenzione all'inizio del primo tempo, siamo riusciti a trovare il pareggio, però poi di nuovo una disattenzione sul 2-1, un gol praticamente a schiena di calcio d'angolo dove dovevamo essere più presenti e andare a cercare con più cattiveria Papalè, che si era liberato al tiro. Poi il secondo tempo è stata una partita comunque che ha visto occasione da una parte e dall'altra, una partita molto aperta, però la Stivetta è stata più brava, è riuscita a portare a casa 3 punti. È vero che è uno stop dopo una serie, come dire, importante di risultati consecutivi, mi pare 12, non ho fatto bene il conto, poi ci sono insomma 5 vittorie di fila e che proprio avevate l'obbligo di non steccare più da qui in avanti per stare incollati alla Gese che oggi chiaramente allunga sulla seconda posizione. Discorso chiuso per il primo posto, o comunque bisogna ancora lavorarci perché può cadere la qualunque, secondo Mazzè, secondo la dirigenza, lo staff tecnico. Che pensiero avete in questo momento? Sicuramente per noi era una prova di maturità, perché comunque come dicevo prima, intanto fai il tuo, vinci le partite e poi ti metti alla finestra, senza assite, senza pressione, perché come sappiamo oggi, sapevamo anche ieri che il campionato è in mano della Gioiesa, Gioiesa però è il proprio destino, quindi l'importante era cercare di fare il massimo da qui alla fine, la cosa che faremo spesso dalla prossima partita. L'atteggiamento, la voglia, la determinazione non devono cambiare perché comunque ci sono obiettivi importanti, eventuale raggiungimento della T passa anche attraverso i playoff. Dobbiamo un attimo rimettere insieme i coach, dobbiamo stringerci, compattarci, lavorare, pensare già alla prossima. Sì. Oggi Oggi è andata sicuramente è un'analisi mancato l'approccio abbastanza. praticamente, si è arrivati scarichi a questa gara. Più che scarichi, è stata una partita condizionata pure dalle condizioni atmosferiche, dal meteo. Sul primo gol, una palla in uscita, un errore del nostro difensore, credo che abbia pure inciso il fatto che campionavamo più volte. Però poi l'atteggiamento della cattiveria deve essere diverso e superiore a quella che è partita. Perché poi capito, anche se è stata una buona gara, se è assolutamente, quindi ha meritato la vittoria, questo non c'è niente da dire. Ecco, c'è un po', inevitabilmente dovete vedere, si guarda un po' anche il cammino della Gioiese se si deve pensare ancora al primo posto. Ecco, il fatto che abbia anche l'impegno in Coppa Italia, questo può essere un fattore che in qualche modo può incidere sul cammino della Gioiese qui alla fine della stagione. Poteva incidere in una condizione di classifica diversa, con un campionato più tirato. Adesso penso che si potrà andare tranquillamente in gestione.
Poi non posso nemmeno fare i conti a nessuno, quindi certo. Adesso noi dobbiamo pensare che non siamo più nemmeno secondi ma terzi, sì. Devo pensare alla squadra sopra di noi, perché dobbiamo fare la lotta sul secondo posto e pensare ad arrivare secondi per garantirci il miglior piazzamento possibile alle playoff. Playoff per lasciare aperta questa possibilità e gestire anche i playoff nel migliore modo possibile. Va bene, Antonio. Grazie per l'intervento e buona serata. Grazie, buona serata.